Lavori conclusi questa mattina lungo via Trave nel tratto antistante la palestra. Si tratta della prima parte di una serie di interventi di restringimento della carreggiata. Dopo le numerose segnalazioni arrivate dai residenti sia al comune che alla nostra redazione sulla forte velocità di auto e moto lungo tutto il perimetro stradale, oggi il tratto in questione è stato sottoposto a modifiche importanti per eliminare la forte velocità e rendere sicuro il passaggio per ciclisti e pedoni. Infatti, da oggi, chi proviene dalla zona mare dovrà dare precedenza a chi invece arriva da monte. A spiegarci nel dettaglio i lavori è l'assessore Fabiola Tonelli. Due restringimenti di carreggiata e una piastra rialzata, un attraversamento rialzato davanti alla palestra Trave che ridurranno notevolmente la velocità delle automobili. Sicuramente inizialmente ci potrebbero essere dei disagi perché gli automobilisti si devono abituare a questi tipi di interventi che a Fano non si sono mai stati realizzati. Ci aspettiamo che nel tempo, comunque, appena finiranno definitivamente la prossima settimana con la segnaletica orizzontale e verticale, nel tempo si avverrà questo cambio di abitudine anche da parte degli automobilisti. Il secondo stralcio proseguirà poi dopo le festività di Ferragosto con gli stessi interventi, ma questa volta nel tratto che dalla rotatoria della Trave arriva fino a Via della Fornace. I lavori proseguiranno nel secondo tratto di Via Trave con altri interventi di moderazione del traffico fino ad arrivare all'incrocio con Via Fornace. E anche l'asfaltatura di Via Fornace, un altro intervento di moderazione tra Via Fornace, Via Montenerone e la strada Interquartieri.